Nell'aula multimediale dell'Università d'Annunzio si è concluso oggi a Chieti il 22esimo congresso nazionale SIOI dal titolo L'endodonto in età evolutiva, conoscenze e confronto. Due giorni di lavoro dedicati all'odontoiatria infantile. Noi abbiamo portato questo protocollo qua a Chieti che serve al recupero dell'elemento, cioè non bisogna cadere come è stato fino adesso, che il dente da latte va estratto anche quando è infetto. Non è così il passaggio che noi diamo ai pediatri, ai generici e ai colleghi, che le infezioni si possono curare e che non dobbiamo estirpare precocemente un dente solo perché il bambino non ci sta oppure perché c'è un po' di intolleranza, di incapacità o un po' di lassismo, chiamiamolo così. Quindi l'informazione è quello che deve portare per arrivare a un beneficio della salute futura, perché se noi curiamo un dente deciduo, abbiamo preparato il sito, il logo per avere una dentatura permanente più sana possibile. Per cui è un'esigenza sociale, è un'esigenza sanitaria ed è un'esigenza perché l'apparato stomatognatico da piccolo ci porta a masticare, respirare, a digerire, a sorridere e quindi questo è quello che dobbiamo portare avanti. Il nostro futuro è fatto dai neonati, dagli infanti e quindi dei ragazzi in età evolutiva. E questo sono contento di averlo realizzato nella mia università, dove sto da 40 anni, perché lo sento mio e l'Abruzzo e Chieti ha avuto questo onore di avere questo congresso internazionale che è il fiore all'occhiello dell'odontoiatria pediatrica e quindi della società dove io sono presidente, che è la società di odontoiatria infantile.